Ancora dall'88esima fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba, siamo in attesa dello show cooking, la sala si sta riempiendo e siamo con il primo cittadino di Pantelleria, Vincenzo Campo, l'ho preso. Esatto, Vincenzo Campo. Benvenuto su Alba Web TV in questo bellissimo padiglione della 88esima fiera internazionale del tartufo. Insomma, come ti hanno trattato? C'è stata una bella accoglienza? Malissimo, un'accoglienza bruttissima e no. È stata una grandissima... A fine giornata, secondo me, siete tutti... No. Avete fatto degustazione... Alla grande. Abbiamo provato 5 passetti, cioè non è bello. Comunque è stata un'organizzazione fantastica, siamo stati accolti benissimo e ci vogliamo tornare più spesso ad Alba perché veramente si sta bene, è un territorio bellissimo. Beh, questa cosa l'abbiamo già detto con i tuoi colleghi, sì. Luca Sensibile, è nata perché quando viene sulla vostra isola si sente a casa, si sente come se fosse ad Alba. E addirittura mi parlavano di questo Palio degli Asini, io non riesco molto a crederci, raccontami un po' che cos'è. No, tanto tempo fa c'era il Palio degli Asini che veniva fatto nel lago di Venere, o meglio chiamato Specchio di Venere. E gli asini che adesso ce ne sono molto pochi a Pantelleria, uno ce l'ha il nostro produttore di vini che è Fabrizio Basile, che personaggio, è un personaggio, un grande personaggio, però i nostri asini sono a Valderice, adesso io devo cercare di riportarli a Pantelleria perché la forestale li sta tenendo lì e io adesso me li riporto lì, rifacciamo il palio, ho già detto ieri che sfideremo Alba e sono sicuro che vinceremo perché ne porteremo tanti di asini su. Ascolta, ma come ti ha accolto il clima? Perché insomma voi al sud avete la fortuna di avere sempre questo sole, secondo me fino a novembre si sta molto bene, insomma sei abituato molto bene tu. Ah sì sì, sicuramente, io dal 98 al 2018 ad aprile stavo a Torino, quindi di che cosa parli? Lo so. Quindi lo sai so cos'è già. La nebbia, sì, sai cosa vuol dire cambiare i pneumatici, sai cosa vuol dire le catene. Ma sai dove che abito io quando vengo su? A Bagnolo Piemonte, alla stazione Arucas, che in una stazione sciistica stamattina c'era la neve, poi ti faccio vedere la foto. Quindi... Senti, un'altra cosa che mi ha incuriosito molto, mi ha detto che mangiate il coniglio, che è uno dei vostri piatti tipici o comunque è il coniglio. Il coniglio selvatico, noi abbiamo una tipologia di coniglio, il coniglio selvatico, che è buonissimo. Stasera ci faranno assaggiare il coniglio, assaggialo anche tu e poi ti farò io la domanda. Molto bene, grazie okay. Di essere stato con noi. Secondo me l'ingrediente principale che avete voi abitanti di Pantelleria, come si chiamano? Panteschi. Panteschi, e che siete simpatici. Ah, grazie. Siete saliti qua per fare l'intervista con voglia di far festa. Va bene, infatti è così, siamo siciliani.